Ragazzi, prima di iniziare con il video, a dir poco epico, vi invito a lasciare like, condividere il video, iscrivervi se non siete ancora iscritti e attivare la campanellina. Detto ciò, vai con la sigla. Vai, vai, go, bom, bom, tam, tam. Vai, Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video, io sono Re Klaus e oggi siamo qui per compiere un'impresa assurda. Andrò a sconfiggere il re della tempesta, ovvero il boss di Vallar Guta, in solo. Lanciamoci subito. Ok, eccoci in partita, ora verremo teletrasportati dal boss. Intanto, raga, guardate, già la sala d'attesa è tanta roba. Ed eccoci qui, raga. Eccoci qui. Questa volta andremo a fare questa impresa in solo, non con i compagni. Perché? Perché ho mangiato pane e coraggio e ho detto, perché non ci provo da solo? Andiamo, andiamo. Guardate che figata, raga. Tanta roba. Ci tengo a fare di nuovo i complimenti alla Epic perché hanno davvero fatto un bel lavoro. Vai. Ok, non gli facciamo tantissimo danno. Ok, uno distrutto. Va buono. Ma è difficile da schivare quando gli stai così vicino. Vai, distrutto un altro. Non ti arrabbiare. Ovviamente, raga, la seconda volta diventa già più difficile, non perché sto in solo, ma perché ci stanno più punti da distruggere. E fatti colpire. Ok. Ok, mi sa che adesso devo spaccare il corno. Sì. Ora spawneranno gli zombie a difenderlo, raga, noi dobbiamo arrivare su quel corno e riuscire a distruggerlo. Ci vorrà un bel po', ci vorrà un bel po'. In solo non è facilissimo. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Ti prego, rimani ancora a dormire. Sì, dai, ce l'ho fatta. Si sta svegliando. Diciamo che adesso sarà pure abbastanza arrabbiato, eh. Sai com'è? Gli ho distrutto un corno. Ok, calmo, amico, calmo. Tanta roba. Cos'è questo? Ah, addirittura? Ok, pure i fulmini, ci dobbiamo avvicinare. Oh! Avviciniamoci. Aia. Ah, quello è il punto che odio di più perché è davvero. Aia. È davvero molto coperto, quindi non è facilissimo da prendere quel punto. Ok, distrutto. Sconfiggiamo pure questi. Ok, questo punto è facile da prendere. Dai, l'ultimo colpetto, fatelo dare, eccolo. Sta funzionando, ok. Preso.
Ok, cascato. Raga, over torretta. Ne mettiamo addirittura due di over torrette. Mi serve per forza. Vai, dimmi che ce la faccio, dimmi che ce la faccio. Anche se mi stavano spaccando giù, eh. Sì, mi stanno spaccando tutto, dai, dimmi che ce la faccio, ti prego. No, non ce la faccio. No, neanche così. Vai, torniamo. Aspetta 2 secondi, rimani ancora a dormire. No, no, così ci metto troppo. Meglio con questo. No, no, si sta per svegliare, si sta per svegliare. Aspetta 2 secondi. Bella, fatto. Ok, colpo di grazia, raga. Colpo di grazia. Anzi. Mi dispiace per te, ma è arrivata la tua ora. Proviamo un po' con lanciapalle. Dai, sconfitto, raga. GG, GG per noi. Guardate qua, raga, il cubo pure ci sta. Prendiamo le ricompense. Tanta roba, raga. Tanta roba. Bella. Bella. Ecco le ricompense della missione. Non è tanta roba, ma puntiamo a questi, raga. Scorte di materiali per l'evoluzione. Ok, fulmini. Qui che ci sarà. Occhio della tempesta, va bene. Scorta di vantaggi rari. Non sono mai male. E addirittura due progetti epici. Uno è, ma la spada idraulica buona. E fucile pesante idraulico, ok. Bella, bella raga, bella. Ragazzi, prima di concludere, una cosa importantissima. Non è la prima volta che combatto contro il Re della Tempesta. Ci ho fatto un video qualche giorno fa. Ero in compagnia con dei miei amici, compagni d'avventure. E vi avevo detto in quel video anche che chiunque avrebbe sconfitto il Re della Tempesta avrebbe ottenuto direttamente a casa da parte della Epic Games una spilla esclusiva. È vero, regà, potete trovare tutte le informazioni sul sito, o se no, link in descrizione, vi metto il video scorso dove spiego con maggiori dettagli questa cosa. Quindi se siete interessati andate pure a vedere il video scorso. In più ci tengo qui a rispondere a alcune domande che mi avete fatto sotto al video scorso, ma se non sono arrivato a quell'incarico, perché per fare il Re della Tempesta dovete arrivare all'incarico della pagina 18, che l'incarico si chiama Battaglia Reale se non mi sbaglio, e mi chiedevano se io non sono arrivato a quell'incarico ma starto lo stesso la missione con qualche altro amico, me la dà lo stesso la spilla? No ragazzi, dovete riuscire voi entro il 4 gennaio se non mi sbaglio ad arrivare a quella determinata pagina, a quel determinato incarico e sconfiggere il Re della Tempesta. Vi arriverà direttamente nella casella postale, l'indirizzo email ovvero, un'email da parte dell'Epic Games dove vi chiederà dei vostri dati sensibili, ovvero dove abitate, il vostro indirizzo di casa, e vi spedirà direttamente questa spilla. A me personalmente l'email non è ancora arrivata, ma direttamente sul sito ci dicono di aspettare perché, essendo noi tantissimi, è normale qualche ritardo. Detto ciò, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ditemi voi se ci siete già arrivati, ci dovete ancora arrivare. E nulla, alla prossima, raga, grazie mille.